Augusta Rivellino di Porta Quintana. Finalmente, dopo mesi di attese, di speranze e anche di preoccupazioni, sono stati avviati i lavori per il recupero, la salvaguardia e la tutela di questo bene monumentale che risale alla dominazione spagnola, una testimonianza storica preziosa per la città di Augusta. Ma adesso noi stiamo segnalando una cosa importante. Innanzitutto stiamo vedendo che questo tipo di restauro non sembra congruo, almeno a occhio, così, a lume di naso potremmo dire, perché non ci sembra che i mattoni che stanno, ecco adesso vedete inquadrati dalla telecamera, già sono stati murati e altri saranno ancora murati per sostenere certamente la massa che era già una parte andata perduta, non ci sembra che siano adeguati. Lo diciamo non tanto come cronisti quanto come esperti di gusto, del resto non siamo i soli a pensarla in questo modo. La stessa porta spagnola che qui a ridosso è stata restaurata in modo discutibile, e non lo diciamo solo noi, lo dicono in tanti, anche architetti più qualificati di noi. Lo stesso Forte Vittoria nel porto di Augusta è stato restaurato con un gusto discutibilissimo, ma siamo anche qui per chiedere a chi sono stati affidati i lavori, alla sovrintendenza o al comune. E lo diciamo proprio perché vorremmo muovere queste critiche direttamente o al nuovo sovrintendente o alla terna commissariale riguardo a questo lavoro di restauro o di tutela. Perché lo diciamo? Perché non c'è un cartello obbligatorio per legge quando si fanno questi lavori che ci possa indicare il committente, il progettista, il direttore dei lavori, la spesa, la data di inizio e di fine di questi lavori. È un cartello che occorre per legge. Né si può obiettare dove mettiamo il cartello perché qui non sappiamo dove collocarlo, non c'è un muro, ma c'è uno scheletro di lampione lì. Ecco, un'altra occasione per dire come le cose ad Augusta non reggono. Se possiamo inquadrare anche quell'altro, vediamo lì un altro lampione in quelle condizioni, sulla sinistra, sull'altro ponte. E qui vediamo, ecco, là c'è il lampione dove non c'è né il vetro, non c'è la lampada, quindi è assolutamente inutile da questo punto di vista. In questo momento si poteva applicare lì con il fil di ferro il cartello. Se la sovrintendenza ha la responsabilità di questi lavori, dovrebbe rispondere la sovrintendenza. Se ce l'ha il comune, dovrebbe rispondere qualcuno della terna commissariale o qualcuno di loro fiducia. Non pensiamo però, e chiudiamo, che il comune sia non coinvolto, perché il comune è ente locale, la sovrintendenza controlla questi lavori per i beni monumentali, ma il comune non può non essere coinvolto in queste cose, che sono cose primarie della nostra città.